raccontiamo la storia di Arta. Ciao, ben trovata. Ciao Graziana. Allora, dimmi come stai? Io ora sto benissimo, sto bene. Durante la gravidanza i tuoi denti hanno fatto i capricci. Raccontiamo che cosa succedeva. Che durante la gravidanza e mentre che mangiavo ho sentito il dente che si è spezzato. Lì per lì non credevo, però era vero, si spezzavano uno dopo l'altro. Ah, i grandi molari si spezzavano? Sì, i grandi molari si spezzavano. E lì sono stati messi gli impianti. Da chi? Dal dottor Cesare. Dal dottor Cesare Paoleschi. I centrali invece, che cosa facevano nella parte superiore? Si erano un po' anche loro... Anche loro erano un pochino, sai, allargati, non erano più... Erano un pochino deboli anche quelli davanti. E allora, la zona centrale, da canino a canino, è stata ristrutturata. Tutta. Messo faccette in zirconio e quindi tutti nuovi. Tutti nuovi, tutta la bocca nuova. Grazie al centro Iris qui di Massa, giusto, dove noi siamo e dove tu vivi. Perfetto, è proprio così, perché è vero che ho seguito tanto anche i loro consigli, hanno saputo suggerirmi cosa meglio che fare, perché sicuramente è vero che volevo una bella bocca, però non sapevo di preciso cosa devo mettere e cosa non devo fare. Sono stati il dottor Cesare con il suo staff che mi ha suggerito tutto e oggi sono soddisfatta, allora, sono contenta. Tu precedentemente eri stata anche in altri posti, ma hai preferito venire poi qui, giusto, dove appunto queste indicazioni hanno fatto sì che la tua bocca adesso ti dia, come mi hai detto, soddisfazione. È proprio così. Questo fatto di conservare i tuoi denti, però tu hai 40 anni, 41, sei giovanissima, sì. Quindi noi intervistiamo persone anche di 70, 80, 95, quindi che vogliono una bocca bella, era giusto che tu l'avessi. Grazie. Adesso esteticamente come stai? Sto bene, ne sento il mio agio, mi sento veramente bene. Spesso la gravidanza porta a questo. Molte signore con le quali ho chiacchierato mi hanno raccontato dei problemi avuti e avvenuti in gravidanza. Purtroppo è così. Però tu volevi una bella bocca. Eh sì. Hai avuto dolore a fare questi lavori? No. No. Quindi... Ho pensato... Peggio, ho pensato tanto, tanto male, ma non era così. Quindi pensavi, succederà? Ecco, perfetto, no. Perfetto, allora quando hai fatto chiaramente gli impianti? Gli impianti sicuramente, non posso dire che, però sono tutti dolori sopportabili. Nel senso, anestesia locale? Perfetto, giusto. Quando invece hai fatto le devitalizzazioni e quindi poi le incapsulazioni e le faccette in zirconio, non hai sentito male? No, non ho sentito male. Quindi questo vuol dire tanto, eh? Tantissimo. Spesso tantissimo. Dal dentista si atterrò. Eh sì, all'inizio venivo con questo timore, con questa ansia. E poi chi farà oggi? Piano piano poi. Anzi, quando ho finito mi è dispiaciuto anche. Perché... Ti sei affezionata anche al personale, sì, mi hai detto. Sì, mi sono affezionata anche al personale. Sono stati tutti carini? Ti hanno accolta bene? Ti hanno accolta bene, poi con anche la dottoressa che ha studiato la forma anche dei tuoi denti centrali, perché ricordiamo ancora una volta, da incisiva a incisiva è proprio la zona centrale, superiore. Giustamente, eh? È proprio così. E i grandi molari che si erano rovinati, il dottor Cesare Paoleschi. Io posso dire che il dottor Cesare è un leader per il suo lavoro e per lo staff che ha scelto. Bene. Perché è tutto compreso. Allora ti facciamo i nostri migliori auguri. Grazie. Ti ringraziamo per questa chiacchierata. Ma vi ringrazio io tantissimo. Ringrazio il dottor Cesare, ringrazio Iris, ringrazio tutti quanti. E noi te. Grandi sorrisi. Grazie. Ciao Arta. Ciao. Ciao. Ciao.